iscritta a parlare la senatrice Pirro. Prego, senatrice Pirro. Grazie Presidente, ma io mi meraviglio profondamente di come questo articolo e quindi il testo di questo decreto possa essere passato dal vaglio della Commissione Bilancio, ma soprattutto dalla bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato con un articolo del genere, perché non è possibile che ci sia una norma che preveda tanti crediti d'imposta così e che non siano quantificati e coperti nel dettaglio. È inaccettabile che si calpesti in questo modo l'articolo 81 che partiti di questa maggioranza hanno fatto inserire nella nostra Costituzione e poi calpestino così beatamente. Quanto costeranno questi crediti d'imposta? Dov'è la quantificazione e dov'è la copertura? Non è possibile in nessun modo che venga approvata una norma senza coperture. Io mi domando, pur condividendo la ratio eventualmente di questa ZES unica al sud, che sicuramente va prevista per risollevare le zone depresse del nostro paese, però non possiamo farlo in maniera così indiscriminata. Io ho visto calare la mannaia dell'articolo 81 su emendamenti sciocchi che prevedevano l'invio di una mail. Una mail è stata cassata per articolo 81 per oneri non quantificati e non coperti, e poi invece prevediamo la copertura di crediti d'imposta così in maniera intuitiva con un decreto che sarà a divenire con quantificazioni non ipotizzate. Mi domando poi questo come vada anche ad incastrarsi nel disegno dell'autonomia differenziata che sta prevedendo questo Parlamento e la Commissione Affari Costituzionali. Siamo sicuri che tutti i membri e tutte le forze di maggioranza abbiano letto con attenzione e abbiano ben compreso la portata di questo emendamento? O anche questo viene fatto merce di scambio con l'ignominiosa riforma costituzionale che state per presentare a questa Camera? È questo quello che mi domando. Ma davvero pensate che da questa parte ci siano degli sciocchi che non leggono i provvedimenti che portate e che non ne capiscono il significato? Io davvero mi domando il vostro essere spudorati, la vostra faccia tosta, il vostro calpestare le istituzioni e la Costituzione, quando finalmente avranno un limite e quando finalmente riuscirete a provare un po' di vergogna per le schifezze che continuate a propinare a questo Parlamento e al Paese. Quando finalmente riuscirete a squarciare quel velo di ipocrisia che vi avvolge continuamente? Presidente, c'è solo una cosa da dire. Vergogna, vergogna per come distorcete le norme dello Stato. Vergogna per come calpestate la Costituzione continuamente. Vergogna per lo sfacelo che state facendo per il nostro Paese. Questo è solo... Questa è solo l'ennesima dimostrazione dello spregio e dell'incapacità di questa maggioranza di governare il Paese e di avere una visione per il nostro Paese, perché questo è solo l'ennesimo passo oltre a una legge di bilancio senza visione e che ci porterà, come ha detto Mario Draghi, non io, non il Movimento 5 Stelle, Mario Draghi ha detto che l'Europa si avvia verso la recessione e l'Italia, che era fino all'anno scorso prima per aumento del PIL in Europa, si avvia ad essere di nuovo fanalino di coda come in tutti gli anni in cui avete governato voi. E non lo dico io, l'ha detto Draghi, l'ha detto il Fondo Monetario Internazionale, l'ha detto stamattina anche la BCE. Non c'è visione, non c'è crescita. Ci state portando di nuovo
alla recessione e sarà tutta colpa vostra. E questa è la dimostrazione che non sapete neanche fare i conti e non sapete coprire le vostre norme. State distruggendo il paese. Bene.